Si è fatta, siamo tornati alla vittoria. Vittoria, diciamo che sì, conquistata meritatamente, perché è giusto che comunque se una delle due squadre la vince bisogna essere noi, quello sì. Però diciamo che Livorno, diciamo per tre quinti, ma mettiamolo così, tanto per le frazioni. Non è che abbia giocato bene Livorno. Non è che ha giocato bene perché il primo tempo sta lasciando stare la sua bocca, che comunque è sfortunato, di Mosquera, che anche lì vorrei sapere, scusate un attimo una parentesi, l'apro, vorrei sapere chi è che dei due ha tra virgolette sbagliato, perché io sinceramente, è vero che non è che lo senti, però non ho mai sentito o perlomeno visto un mazzone chiama mia, come usa lì, tanto per dire, ci sono io e poi te la prendo, quindi non si sa se allora per i mazzoni di Moschera, vabbè, questa è una parentesi. Comunque tornando alla partita, dicevo, Livorno che non ha giocato bene per gran parte della partita, diciamo così, a parte tutti i 20 minuti che si è proprio arrabattato, nemmeno ribaltato, arrabattato il risultato. E Livorno che forse anche la Provercelli ci ha messo il suo, cioè nel senso Livorno non riusciva ad attaccare. Quelle poche volte che arrivava in porta, beh, lasciamo stare che poi non concretizzava niente, però diciamo che forse è stata appunto la Provercelli che non ha permesso di farci attaccare così tanto e che magari appunto si è chiusa dietro. Però diciamo che ho visto Livorno piuttosto moscio, moscio che poi meno male poi si è sbloccato, da lì si è andato a vincere, però se non si sbloccava avevo paura che comunque lo stava a perdere se andava a pareggiare nel caso. E no, diciamo sono soddisfatto da appunto dai tre quinti dopo in poi di farvi capire, diciamo gli ultimi due quinti. Veramente insoddisfatto da quelli prima, perché io quello che voglio dire è che non è che sii primo, che te lo puoi permettere di dire, però c'è una squadra che secondo me, e credetemi, non lo dico da livornese, da tifoso livornese, lo dico da spettatore, diciamo così. C'è una squadra che ha, non l'ho già detto tante volte, comunque delle qualità e delle potenzialità abnormi per la categoria. Perché non riesci a metterle in mostra? Perché non riesci a tirarle fuori? E quella farebbe, secondo me, Provercelli, che con tutto il rispetto, senza mancare di rispetto appunto alla squadra, è una squadra che credo che sia, non dico nettamente, però è piuttosto inferiore a noi. E poi c'aveva noi il fatto di giocare in casa, chissà, quando una squadra gioca in casa è sempre difficile di solito, gli avversari poter magari giocare meglio o appunto poter fare risultato. Perché oggi si è vantaggiato, non faceva il gol di testa la squadra, si sì, provava ad attaccare ma non era niente, perché a parte, cioè io parlo per quelli che sono soprattutto allo stadio che magari lo avevano anche di più, lo vedi quando è che Livorno comincia ad attaccare, lo vedi che c'ha voglia di va, e quello che ha fatto Livorno prima di fare gol, il primo gol, si sì, era un attaccato ma cioè sembrava, ve lo giuro, che Livorno facesse apposta e sbagliava, perché sbagliava cose talmente semplici, tipo Cutolo una volta è arrivata la palla, non mi ricordo, era il secondo tempo, non mi ricordo l'ossa precisa quando era. È arrivata davanti porta, no? Col portiere che mi pare si era già buttato, insomma. È arrivata la palla, va subito a tirare. Tira il volo, cioè tira il volo di prima. Ha voluto aspettare. Arrivasse il difensore, fa la classica fintina, cosa che fra l'altro fa sempre, mi fa incazzare. Perché non lo trovo ci può stare, ma tutte le volte era niente a gioco. Comunque, fa la classica fintina, ma tira, tira, vai, boh. Cioè la secchi, deviazione, se proprio non riesci a beccare la porta, quindi va. No, ti stai mentendo, cioè davvero, se mi avevo ricordato lo facessi apposta. E il problema è che non è capitato solo un Cuto, è capitato svariate volte, sì. Con Sirigaldi, quando la tirata centrale, con Vantaggiato, che magari a volte poteva tirare prima, con Luci. Sono capitato un paio di volte stasera. Insomma, è che sono piuttosto insoddisfatto, cioè sono contento per dire in sintesi, sono contento della vittoria, ma allo stesso tempo diciamo che vittoria sì, per quello che poi si è fatto dalla fine, meritato più che, cioè, sì, meritato più che meritatamente, cioè ottenuta più che meritatamente, però per quello che si era visto prima non mi è piaciuto a me Livorno, sono sincero. Poi
problema è che bisogna cercare un po' di rimanere con quel entusiasmo sin dalla prossima partita, che se non sbaglio si va giù a, in caso di loro, a contro il Frosinone si va a giocare, quindi vediamo un po' di magari di tenerci questo entusiasmo e giocare come si è giocato nell'ultima intera 20-30 minuti, ecco, diciamolo così. Comunque, ora torniamo un attimino, anche se l'ho già detto, non male, comunque torniamo ad analizzare, come dire sempre, la partita del primo e il secondo tempo. Allora, il primo tempo, come ho già detto, Livorno moscio che quelle poche occasioni che crea non le concretizza proprio per niente, ma non per sfortuna, proprio per niente, perché basta rivedere se le... che non ho ancora visto, comunque se magari a rivedere la light del primo tempo, però occasioni buttate via, occasioni non sfruttate, non è successo niente di che. C'è il primo tempo che però finisce col vantaggio, con tutto il rispetto, come dire sempre, come ho detto prima, immeritato da Provercelli, perché cioè loro se facevano con Moschera non so come potevano far go, altrimenti non so con quale strategia potessero far go. E niente, il primo tempo finisce su 1-0, comunque una partita diciamo piuttosto equilibrata, anche se forse si merita un po' più noi, nonostante non si è giocato in maniera brillante. E niente, 1-0 loro, si va sul secondo tempo che Livorno entra comunque con una mentalità diversa, però è sempre sul moscino, un po' meno moscio ma sempre sul moscino. Moscino che però pom, va via col gol di vantaggiata di testa, diciamo un discreto gol perché comunque era piuttosto difilato, era vantaggiato, era abbastanza angolato, comunque era lì. E niente, 1-0, sì, 1-1 che poi appunto ha visto 2-1, 3-1, addirittura si rischia di fare 4-1, comunque un bel gol di Sinigardi. E niente, da lì siamo sbloccati, la partita è stata ancora più dominata da noi del Livorno. E niente, poi finisce 3-1 e nulla. Si è voluto anche stare in che mi sono anche un po' fregato alla fine perché come si diceva di qualcos'altro, non c'è da dire nient'altro. Niente, appunto, guardiamo un po' di rimanere su con l'entusiasmo e con la voglia di fare punti, che più che ci servono c'è la possibilità di farne, ma tanti. E appunto andiamo ad affrontare, se non erro, venerdì il Frosinone, che se si va a vincere comunque può essere, se va a vincere, se si fa il risultato può essere una partita piuttosto importante. E guardiamo di cogliere il fatto che è successo oggi, ovvero che il Pescara ha vinto 3-0 contro il Frosinone, che magari lo so loro, lo sono due, o sono demoralizzati tipo April no, o questi dicono boh, se ha perso 3-0 la prossima in casa devono fare il culo così, dove essi e proprio schietti. E niente, comunque vediamo un po' di sfruttare anche il momento diciamo no del Frosinone, sperando che appunto loro siano no, quindi quando giocheranno. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video, speriamo di essere contenti per il risultato e perché no anche per la prestazione, per quello che Livorno mostrerà. E niente, via, sono contento in parte, vai, tanto che sentite già un pochino. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!